Hola a tutti, benvenuti o bentornati in questa seconda parte in cui mi tocco con Chico Milano. Questa è la seconda parte, abbiamo fatto già gran parte gli occhietti, anche se manca il mascara. E ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, lasciatemi dei like perché so che vi piace tanto questo video. Chico poi è sempre tra i brand italiani, insomma, più medium cost, più chiacchierati e più interessanti, lo so. E quindi, mi raccomando, iscrivetevi e commentatemi e fatemi sapere voi. Cosa ne pensate, che ne so, anche del look che sta venendo fuori, di due look diversi. E se avete provato soprattutto anche voi questi prodotti, fatemi sapere cosa ne pensate e nel caso anche cosa mi consigliate di acquistare da Kiko che magari io non ho acquistato e così io le acquisterò e vi farò un altro video Kiko che un altro sicuramente già vi dico che già ve l'ho detto anche nella prima parte, mi sa che arriverà. Niente, detto ciò, bando alle ciance, iniziamo. Allora, prodotto per sopracciglia, ho acquistato questo qui nella tonalità 05. Speriamo che è il colore adatto a me. Questo qui è il prodottino, è un mascara colorato con fibre, infatti sì, le vedo delle fibrette che escono per sopracciglia, appunto. Ho già pettinato le sopracciglia, non so come mettermi. E andiamo ad applicare. Allora, il colore è questo, lo swatch di questo mascara per sopracciglia è questo, è un marrone, devo dire, un po' leggermente caldino. Ecco, avrei preferito un colore più freddo, quindi. Vabbè, comunque, applichiamolo. Allora, a parte che penso si può percepire proprio la differenza di colore che. Cioè, proprio sbagliato per il mio sopracciglia, per le mie sopracciglia. Nel frattempo anche si sta lo swatch si sta asciugando, impiega un pochino per asciugarsi. Comunque, lo consiglierei? Sinceramente no, si può fare a meno di questo prodottino, preferisco di gran lunga le matite sopracciglia o anche il pennarello. Per sopracciglia o anche il pot, se avete bisogno di ricostruire totalmente le vostre sopracciglia, se ne avete sottili o quasi inesistenti. Però questo prodotto, cioè, non ve lo consiglio, cioè, o a meno che non avete già delle belle sopracciglia, andate di fretta, volete solamente pettinare leggermente e dargli quel po' di colore, ma potrebbe anche andare come prodotto un po' da tutti i giorni, però per quanto mi riguarda io ne faccio a meno di questo prodotto, oltretutto il colore anche proprio sbagliato e prodotto solamente che serve per pettinare e dare giusto un po' di colore e, però non le fissa e quindi non le tiene su. No, raga, comunque le sopracciglia hanno rovinato il trucco, non mi piacciono affatto. Oltretutto sono anche diverse perché non è un prodotto di precisione. Altra pecca di questo prodotto e sicuramente in un prossimo decluttering ciaone, lo decluttero e già anche so a chi, mia zia, perché lei è molto più calda di me, ha i capelli rossi, quindi sicuramente gli starà meglio rispetto a me e comunque lo swatch si è asciugato, rimane leggermente appiccicoso e però devo dire che non si trasferisce, quindi in quanto a durata secondo me è abbastanza duraturo come prodotto. Però con la velina va via. Però comunque si fissa, si autofissa, tende ad asciugarsi. Però
Però poi l'effetto sulle sopracciglia non è un effetto naturale, per quanto mi riguarda è molto evidente e mi fa proprio delle sopracciglia però rigide, dure. Non so, sembra che un effetto un po' anche ve vecchio, non lo so. Comunque a me questo prodotto proprio non mi è piaciuto. E a questo punto concludiamo gli occhi con il mascara, altro mascara che avevo da tempo, ma ho tanti mascara ancora chiusi. E questo è l'Extra Sculpt volume mascara, quindi sì, mascara volume, effetto volume panoramico per ciglia moltiplicate. Questo è il pack molto molto bello, mi piace. Una forma straparticolare in nero. Andiamo a vedere anche l'applicatore. Ok, è fatto in questo modo a clessidra. Mi ricorda tantissimo quello di Too Faced, il Better Than Sex. Quindi niente, io vado ad incurvare le ciglia con il piegaciglia e applico il mascara off camera. Allora, ho già applicato il mascara qui, ho fatto due passate. Non so se si può percepire. Qui ancora non ho messo nulla. Allora, quello che posso dirvi di primo acchito di questo prodotto è che è poco nero. Mi piacciono le formule super black e non è un nero super nero. Non appiccica le ciglia, però questo è un punto a suo favore, non fa l'effetto quindi ragno bruttissimo. E il volume c'è, me l'ha dato, però poco. Non vedo tutto questo effetto però panoramico, come dice sul Kiko, sul suo pack secondario. Lo scovolino è bello perché tende comunque a pettinare, a prendere tutte le ciglia, però troppo grosso per il mio occhio, infatti mi sono sporcata tante volte. E il prodotto risulta già l'apertura quasi secco, tipo come quello Pupa per intenderci, quello famosissimo di Pupa che adesso non ricordo il nome, e preleva poco prodotto, veramente poco prodotto. E lo riproverò però, lo riproverò senz'altro. E che dite? Ho applicato anche qui e mi sono sporcata ovunque, infatti si è rovinato il make-up. Questa cosa a me, di questi scovoli troppo grandi di mascara, a me proprio non piacciono e infatti diciamo che per ora lo riproverò, ma non è un amore a prima vista. Le ciglia sul mio occhio destro sono hanno una forma migliore rispetto a quello sinistro, infatti si nota di più. Però tutto questo volume comunque non è che lo vedo. Ok, a questo punto finiamo il make-up con ultimi prodotti per la base. Ho acquistato questa palette che si chiama Multi Finish Trio con blush e bronzer nella tonalità 02. Il pack è leggermente diverso di questa palette. Queste qui sono uscite forse un anno fa, anche queste super virali, tutti a comprarla. Qui c'è il bronzer, c'è un blush più che matte, da qui lo vedo leggermente satinato, e un blush super luminoso, e poi ovviamente c'è anche lo specchietto. E devo dire palette abbastanza carina, soprattutto da portare in viaggio, perché comunque c'è il bronzer, c'è il blush, c'è quasi tutto per un trucco base.
E questi sono gli swatch di questa palette. Abbiamo, non è una terra, raga, mi sono confusa io, perché anche sul pack secondario c'è scritto bronzer. Effettivamente è un bronzer super chiaro, questo mi fa paura, e satinato, leggermente satinato. Poi abbiamo il blush, molto carino il colore, anche lui leggermente un finish perlato. E poi il blush, questo qui. Super wow, super super luminoso. Le cialde al tocco si sgretolano, cioè si può percepire, rimangono proprio pezzetti e si sgretolano e sono molto setose. E quindi, nonostante ciò, non è una terra, sono curiosa di provare. Quindi, lo utilizzo proprio come se fosse comunque una terra. Fa un sacco di fallout, ovviamente, ma proprio un sacco, eh. Stratificandola però si riesce ad ottenere una bella pigmentazione. Che a questo punto, visto che i blush di questa palette ne sono due, quindi io direi di provarli entrambi. Metto prima questo satinato, anche lui molto molto fa molto fallout. Quindi questo satinato lo applico qui, questo lato qui. Mentre l'altro blush luminoso dall'altro lato. Devo dire anche lui molto bello e molto pigmentato, più pigmentato del bronzer, però anche il bronzer, nonostante ciò, sia di una tonalità comunque che non utilizzo tanto su me stessa, però e la formula di entrambi mi piace molto. Adesso applico invece qui quello luminoso, oddio. Infatti, anche lui molto molto pigmentato e da subito. E infatti penso proprio che questo blush non necessita di illuminante perché è già molto power di suo. Però devo dire che questa palettina mi ha stupito positivamente e io la promuovo e anzi ve la consiglio se cercate una soluzione di questo tipo da portare sempre con voi che non volete spendere tanti soldini, sappiate che questa è veramente molto valida. E poi ci sono un paio di colorazioni tra bronzer e blush tra cui scegliere, quindi anche delle alternative di nuance. Molto carino perché poi si sfumano veramente in pochi secondi, queste cialde. Molto, molto, molto bello. Immancabile l'illuminante che comunque avevo da un po' di tempo e si tratta anche lui di un prodotto abbastanza virale del brand, il Radiant Touch Creamy Stick Highlighter, quindi illuminante in stick. Io l'ho acquistato nel colore 100, che è quello più chiaro. E facciamo lo swatch, eccolo qui. Andiamo ad applicare, lo applico stesso con le dita. Ho spruzzato anche un po' di setting spray per far aggredire meglio il prodotto, visto che è in stick, non è in polvere. Raga, io innamorata di questo illuminante, fantastico, un effetto sottile che si fonde con la pelle, un effetto bagnato, radioso, cioè parla da solo, questo illuminante, altra cosa che assolutamente da avere
che vi straconsiglio. Questo entra nei miei top dell'estate. Infine, ultimi prodotti, ossia labbra, ho da mostrarvi due prodotti, però ne applico uno per volta perché sono di colorazioni differenti che non vanno bene tra di loro. Il primo è questo, anche lui super super virale, questi gloss, i 3D Hydra Gloss. Questo è lo 04, sono usciti recentemente anche delle colorazioni nuove. Io possiedo questo e anche, mi sembra, lo 03, che è più sul rosato. E questi sono fantastici. Pensate che io quello rosato ce l'ho nel borsone dell'Accademia perché sono gloss che a me piacciono davvero tanto. Questo è il lip gloss applicato, non fateci caso che sono andata anche col correttore un po' a perché ho le labbra pigmentate, quindi comunque si vedrà, si vede sotto al gloss il fondo, però cioè, guardate che. Che tridimensionalità, che luce che danno questi gloss. Questo ha delle pagliuzze rosate, argento che non si percepiscono tanto sulle labbra, non appiccica. Veramente tra le formule più, diciamo, low cost mie preferite sono questi di Kiko, che anche lui. Andate, prendetene qualche colore perché ve ne innamorerete. E ultimo prodotto è questa matita labbra, la Everlasting Color Precision Lip Pencil. Questo è il nome, nel colore 420. E questa penso che si abbina meglio al look occhi, forse più su questo look qui. Anche queste matite qui di Kiko sono tra le più comprate e io mai ancora provate. Questa è non si tempera comunque fatta in questo modo. Ha anche un temperino per poterla un pochino temperare. E poi qui ha anche al di sotto uno sfumino, credo. Il colore è questo qui, questo nude malva. Andiamo ad applicare la matita labbra anche applicata. Questa è la tonalità su di me, che ho le labbra già pigmentate di mio. Allora, la formula di questa matita mi piace, molto scorrevole. E quindi mi piace, però, come dice Kiko, matita labbra soltanto per il bordo. Effettivamente è così, deve essere usata soltanto per bordare labbra, non come ho fatto io. Puoi applicarla a mo' di rossetto su tutte le labbra, perché quando poi asciuga, perché poi asciuga anche subito lo swatch. E cioè diventa veramente non transfer, quindi una durata secondo me pazzesca. Però l'unica pecca che se applicata come rossetto, come nel mio caso, poi asciuga subito e diventa poco confortevole e tende ad appiccicare, quindi la sento sulle labbra e questo effetto poco confortevole non me la fa amare, però secondo me ha una durata pazzesca e ha un tratto veramente super preciso e super scorrevole. E infatti anche struccando con la salviettina comunque sto facendo fatica un po' a resistito, adesso è andata via però. Un po' ha fatto fatica comunque ad andare via con una velina bagnata. Comunque, raga, questo è quanto. Questo è il look. Quale vi piace di più? Trucco 1,
Sto o trucco 2? Allo make up, fatemi sapere. Comunque, i prodotti che mi sono piaciuti, ovviamente il gloss super wow, specchiato, non appiccica, favoloso. La matita labbra però soltanto come bordatura labbra, altrimenti diventa troppo secca e poco confortevole. L'illuminante stick, cioè, da questo effetto specchiato ma naturale al tempo stesso, bellissimo. La matita occhi di questo colore me ne sono innamorata e tuttora comunque c'è ancora, è andata via solamente all'angolo interno, però c'è ancora. Poi anche la si può utilizzare anche come esterno occhi, perché non fissandosi comunque la si può sfumare, e mi è piaciuta. Il correttore, questo qui mi piace, ma solamente se utilizzato direttamente con le dita e sulle varie zone da correggere del viso. Non mi piace tantissimo sul contorno occhi. L'ombretto glitterato mi piace tantissimo, ha proprio una base colore prepotente con dei glitter al di sopra, però fare attenzione perché va applicato al di sopra di una base comunque collosa, per far aggrappare e fissare poi questi glitter. E per finire, questa per me veramente una bella chicca, una bella scoperta, questo trio di polveri viso, bella, bella, bellissima la sfumabilità. Mi piace tantissimo la sfumabilità di questa palette. Qualche polvere, qualche cialda va stratificata un pochino, però l'effetto è veramente super naturale. Veramente mi viene in mente la parola naturale con questa palette, e ve la stra consiglio. Mentre altri prodottini magari li ritesterò e comunque vi metterò in info box magari qualche info in più se li ho ritestati. Niente, raga, fatemi sapere voi invece cosa ne pensate dei prodotti visti insieme, e se li avete provati anche fatemi sapere la vostra recensione personale. Io vi mando un grosso bacio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!